Taglia. Allora, Presidente, anche la Regione oggi a questa inaugurazione, qual è il significato di questo impianto per il nostro territorio? Che bisogna intervenire per tutelare l'ambiente. Chi pensa che basti non fare nulla e tutto funzionerà bene, quindi qualsiasi opera negativa e nefasta, sbaglia, perché quello che vediamo qui vicino è una discarica abusiva che c'era, dove c'è dentro cemento amianto, che per tanti anni è stata a contatto con il territorio, a contatto con l'aria, che rischiava veramente di essere fortemente impattante. Oggi, grazie a quest'opera, si può andare anche a risolvere questo problema, si può affrontare seriamente i problemi dei rifiuti, che comunque, malgrado l'aumento di raccolta differenziata, si producono, perché anche il 100% di differenziata è impossibile, soprattutto perché qui stiamo parlando di rifiuti dei rifiuti, come è stato detto, ovvero di rifiuti prodotti dalla lavorazione dei rifiuti urbani, che quindi dobbiamo gestire in qualche modo. Abbandonarli non mi sembra un'idea brillante. E c'è qualcuno che vorrebbe magari abbandonarli in giro per il territorio per dire io tutelo l'ambiente, in realtà così non lo si tutela ma lo si degrada. Ecco, Presidente, il futuro quindi a questo punto di vista, i nuovi impianti sono previsti in Regione? No, lo statuale noi ovviamente serve una partecipazione anche di realtà private, come in questo caso con ERA, che vogliano fare l'investimento. Noi ovviamente, facendo tutte le prescrizioni del caso, come è stato fatto nel caso di questo impianto, abbiamo messo lo stesso numero di territorio utilizzato per la discarica per una riqualificazione importantissima ambientale con fauna e flora autoctone. Noi siamo più che disponibili a fare ragionamenti. In tutta Europa, non soltanto in Italia, c'è un rischio per la gestione dei rifiuti speciali. Non ci sono più spazi dove metterli e l'alternativa è purtroppo il degrado del territorio, non la valorizzazione del territorio stesso, un degrado naturalistico, non una valorizzazione naturalistica. Quindi bisogna avere la responsabilità di fare quegli investimenti necessari, perché a tecnologia attuale questo è il massimo che si può offrire. Dobbiamo puntare al massimo, appunto, ma non pensare semplicemente a fare una demagogia spicciola, perché il primo a rimetterci è l'ambiente stesso.